appuntamento con il condottiero bianconero, con Pino Sagripanti, che ringraziamo come al solito per la grande disponibilità che ci concede, appuntamento che va in onda anche sul sito ufficiale della Juve Caserta. Allora, dopo due vittorie, quelle partite che bisognava vincere, la squadra sarà più serena, più tranquilla e si prepara ad una partita sentita dai tifosi in maniera particolare, quella di Roma. Beh sì, veniamo da una bella vittoria contro Montegranaro, secondo me una partita fatta di grande gioco di squadra, di grande sofferenza, di grande attenzione ai particolari difensivi soprattutto, e anche una pallacanestro così un po' più equilibrata sulla scelta dei tiri e sulla conduzione del ritmo. Adesso andiamo a Roma contro una squadra che sta oggettivamente giocando molto bene. Stanno riuscendo a tenere un ritmo molto alto, ad avere tanto atletismo, hanno rischiato, sono andati vicini al colpaccio a Milano, sono andati vicinissimo a vincere la partita con Cantù, hanno letteralmente asfaltato Reggio Emilia e hanno vinto a Pesaro. Sembra una squadra molto, molto atletica, molto forte, però anche noi siamo in crescita e soprattutto dovremmo essere molto bravi ad avere anche una mentalità da trasferta, non cercare di rimanere compatti anche alle prime difficoltà che vengono fuori da Castelmaggiore, diciamo, dal Palamaggio. Non mi dare la risposta ufficiale, so che non ne puoi parlare, però a che punto siamo con il playmaker e se c'è stato tecnicamente qualche ripensamento su Brian Cheese? Poi dico io, Pino Sagripanti è il tecnico ed il general manager, probabilmente aspetterà qualche novità dopo l'assemblea dei soci del 30. Sì, noi in maniera molto semplice, tanto non ho niente da nascondere, Brian Cheese abbiamo già un accordo di massima, che però è stata per adesso bloccata da questa situazione societaria con appunto questa assemblea del 30, e solamente dopo la società vedrà il da farsi, ma per me non c'è nessunissimo problema, stiamo con quelli che siamo, cerchiamo di fare il meglio, cerchiamo di responsabilizzare tutti e fare di necessità virtù, sperando che finalmente ci sia anche molta serenità sotto l'aspetto societario, cosa che in effetti fino adesso, in questi giorni comunque, insomma, si è rimasti abbastanza tranquilli. Adesso c'è qualche cosa probabilmente societario da mettere a posto che non mi compete, io aspetto novità da parte della società. Pino, cosa è cambiato al di là della crescita di squadra che è stata sottolineata un po' da tutti gli addetti ai lavori, anche dai giocatori in occasione dell'ultima vittoria? Dal punto di vista tattico, nel non avere più Wise e far giocare da playmaker Stefano Gentile, supportato un po' da Mordente, un po' da Maresca? No, ma io credo che sia il processo naturale delle cose, del lavoro che piano piano comincia ad accumularsi e ad avere un po' di consapevolezza. Certo che oltre che a un certo modo di stare in campo, ha un'assimilazione di giochi d'attacco e di alcuni principi difensivi, molto conta anche l'attenzione, la partecipazione e sentirsi molto coinvolti nella squadra. È chiaro che l'allontanamento di Nick Wise ha portato una responsabilizzazione maggiore da parte di tutti i giocatori, e quindi tutti quanti hanno dato il proprio contributo al massimo, però mi sembra proprio che la partita con Montegranaro sia stata la partita della squadra, cioè la partita del movimento di palla, di cercare tanto il nostro numero 5 dentro l'area, di cercare di mettere la palla dentro poi fuori, cercare di fare sempre un passaggio in più rispetto a uno in meno e cercare di nella metà campo difensiva di avere molta attenzione a tutto quello che avevamo preparato, ma anche tanta voglia, volontà e grinta da buttare sul campo. Quindi credo che sia un processo di squadra che piano piano sta crescendo. Io spero che questo continui a crescere anche fuori dal Palamaggio, con anche più ferocia mentale da parte della squadra, proprio nell'atteggiamento ma anche nell'approccio alla gara, per fare qualche cosa di importante. Mentalmente, e sottolineo, mentalmente come la prepari la partita di Roma?
sapendo che Roma sulla carta ha qualcosa in più, sapendo che No, dovete ma giocare con vincere. noi dobbiamo stare attenti a tanti particolari perché è una partita tatticamente abbastanza difficile anche da preparare. Loro fanno tante cose, dalla zone press alla zona sulle rimesse laterali sul fondo, a giocare con due lunghi insieme oppure anche con magari esageratamente, adesso lo dico. L'avranno fatto poche volte, però magari giocare anche con Datome da 4 e Bobby Jones da 5, quindi possono cambiare tante cose. Hanno due playmaker, uno più penetratore, l'altro più tiratore. Hanno Phil Goss e Datome che in questo momento sono in grandissima fiducia. Quindi abbiamo tante piccole cose da osservare, da vedere, da eseguire fino in fondo e cerchiamo di rimanere molto concentrati su queste cose, andando molto sul piano partita. Poi mentalmente, speriamo di avere proprio la forza di riuscire ad avere, una tenacia maggiore, anche una prepotenza, forse un'arroganza maggiore nell'andare a strappare una partita. Entrando nello specifico per quanto riguarda i giocatori, da questi microfoni hai pungolato, tra virgolette, Jelovac. Mi sembra che Jelovac stia crescendo in questi ultimi tempi. No, ma non da questi microfoni, tutti i giorni viene fatto un lavoro molto molto intenso, molto molto forte, quindi piano piano lui non ha grande cultura cestistica, però ha delle capacità, ha delle mani buone, ha un telaio fisico abbastanza importante e quindi più sta nei giochi e più gioca di squadra e più riesce ad essere inserito, a fare la cosa giusta al momento giusto e più riesce a darci un contributo maggiore. Fino sono passate quattro partite, non ti chiedo un giudizio perché è un po' prematuro ancora, ma ti chiedo cosa ti ha sorpreso in positivo e cosa ti aspettavi che la tua squadra magari potesse fare che non riesce ancora a fare. Ma in positivo non dico che mi sorprende, ma sono contento del grande atteggiamento lavorativo quotidiano che la squadra mette sul campo. Sotto il punto di vista di quello che non riusciamo a fare, non riusciamo a fare ancora tante cose, in primis trovare un equilibrio, un assetto anche per me nella rotazione degli uomini, nel gioco. Nell'avere magari qualche malizia in più in certi momenti per uscire dalla partita. La partita a Montegranaro io sono stato molto critico con la squadra, l'abbiamo rivista insieme, per 3 o 4 minuti siamo rimasti più 10, più 11 e abbiamo sbagliato le cose facili dove potevamo chiudere la partita, ammazzarla, andare più 16, 17. Ecco, adesso sta incominciando a formarsi questa squadra, poi bisogna mettere le piccole cose, un po' di killer instinct, un po' di capire i momenti della gara per avere in quei momenti più cattiveria e più determinazione. Ci è mancata per adesso fuori casa, in casa l'abbiamo avuto un po' di più, ma dobbiamo ancora affinarla. Il gruppo sta crescendo, c'è maggiore amalgama, ma chi è il leader di questo gruppo prima? Nello Ma sai, il leader lo dirà il campo chi è il leader. spogliatoio? Ma spogliatoio io non lo frequento tanto, lo frequento solamente per dire le mie cose. Certo che sul campo ci sono magari giocatori con un po' più di esperienza, come può essere Mordente e Michelori, lo stesso Chatfield è un giocatore che capisce tanto di pallacanestro e può consigliare gli altri. Jonusa dà tanta energia, Giuliano è sicuramente la voce così anche un po' più dell'allenatore perché trasferisce quello che magari io provo a fare, però piano piano le gerarchie vanno lentamente mettendosi un po' a posto.